Io gli voglio dare i soldi per due ragioni. Prima di tutto perché li devo formare, perché a voi vi devo dare delle persone già formate che già sanno cosa fare. E secondo, quelli là non devono stare in mezzo alla strada senza pensare a nulla, perché sennò cominciano a fare guai, cominciano a rompere le scatole, si sentono disperati, abbandonati. Certamente, nella certo. peggiore delle ipotesi cominciano a delinquere, nella migliore si deprimono e poi fanno atti del genere. Cioè in questo momento noi ci dobbiamo convincere che quello che è stato, cioè io ho 27 anni, potrei recriminare alle passate generazioni tutto e non lo faccio, perché il passato ha delle colpe, abbiamo tutti delle colpe. Però adesso per riprendere l'economia comunque abbiamo una fase ancora in discesa che ci servono degli ammortizzatori, chiamiamoli come vogliamo, dei cuscinetti per le persone che comunque non riusciranno a trovare lavoro in così breve tempo. Questo è il problema. I centri per l'impiego vanno riformati, ma tu intanto devi mettere in circolo più soldi, e per mettere in circolo più soldi in maniera equa devi utilizzare uno strumento come il reddito di cittadinanza, se no li dai sempre. Adesso il nuovo ministro, con tutto il rispetto del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, è quello che dà i soldi, è l'ex presidente di Confindustria Giovani, quindi i soldi andranno sempre nelle stesse direzioni, i grandi gruppi industriali e non quelli piccoli della piccola e media impresa. Ora io ho già detto che quando poi si calmeranno tutte le acque, sarà cessata la questione mediatica, andrò a trovare la famiglia, perché adesso si trasforma sempre in una passerella.